Lidl è confermato sulla panchina rossonera, ma il clima è incandescente per il Milan edizione 64-65. Le polemiche tra Biani e Altafini, scoppiate già durante la passata stagione, proseguono per tutta l'estate. L'attaccante brasiliano, miglior bomber stagionale nelle ultime sei annate, decide di rimanere in Brasile. È un Milan che ha in Amarildo il suo bomber principe e in Gianni Rivera la fonte del gioco. Paolo Ferrario poi si rivela un valido sostituto di Altafini. Lidl si ritrova così a guidare una squadra che dopo due terzi del campionato è prima, con un vantaggio notevole sull'Inter. Lo scudetto sembra ormai assegnato al Milan, ma un brusco calo nella parte finale consente la rimonta ai nerazzurri, che vinceranno il campionato con 3 punti di vantaggio. Per i rossoneri rimane la magra consolazione del secondo posto. Gipo Biani chiude così la sua parentesi rossonera.